Prodica e Chiesa Nuova si affrontano in questo interessante allenamento congiunto con l'inizio della stagione ufficiale che si avvicina sempre di più e quindi la stagione che entra nel vivo. Siamo pronti a raccontarvi questo bellissimo allenamento congiunto. Un saluto da Alessandro Vallese qui dal San Francesco di Trodica. Gara iniziata da qualche secondo. Con la solita eleganza Becker va da Merzug. Merzug chiuso in maniera fallosa. E allora calcio di rigore in favore del Trodica al quarto minuto di gioco. Subito momento chiave del match. Spiazzato Ardeinoschi, allora 1-0 per il Trodica. È stato Voinea a realizzare dagli 11 metri. Merzug servito in posizione regolare, ancora duello con Bambozzi e commette di nuovo fallo. Sembra un replay dell'azione di poco fa, ma non è così. Altro calcio di rigore per il Trodica. Qui però un po' ingenuo il terzino del Chiesa Nuova, è entrato in netto ritardo. Parte Voinea, non cambia angolo e trova la doppietta personale, il gol del 2-0 per il Trodica. Fischia l'arbitro, parte Mongello e trova una perla, Carlo Mongello. Gli applausi della tribuna del San Francesco sono tutti per lui. La prima perla stagionale ce la regala Carlo Mongello direttamente da calcio di punizione, traiettoria che ha baciato il palo e poi si è infilata alle spalle di Sant'Andrea. Tutto chiuso, torna da Russo. L'apertura è buona qui su Monaco. Il cross a centro area e Canavessio trova il pareggio. Azione bellissima qui del Chiesa Nuova con l'apertura perfetta da parte di Russo su Monaco e poi il cross al centro per Canavessio, azione costruita dai difensori. Monaco crossa, Canavessio di testa, trova il 2-2, dunque ha rialzato immediatamente la testa il Chiesa Nuova dopo il 2-0 iniziale, ha rimontato in pochissimi minuti lo svantaggio. Riparte l'azione del Chiesa Nuova con Sbarbati che parte sempre da sinistra. Vediamo, trova un bel pallone per Carnevali e pallone fuori di un soffio, grandissima imbucata di Sbarbati per Carnevali che è arrivato come un treno, non è riuscito però a trovare lo specchio di porta. Altra bella azione del Chiesa Nuova qui, Czornopiszczuk lavora qui con il fisico e riesce in qualche modo a far arrivare il pallone a Becker, il palo pieno di Becker che ha provato qui a piazzare, poi Czornopiszczuk non riesce a schiacciare in rete, occasionissima qui per il Trodica, prima con Becker che ha centrato in pieno il palo e poi Czornopiszczuk che non è riuscito a deviare il pallone da pochi passi. Mongello finisce a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro. Allora Voinea, guadagna il fondo, Voinea, non arriva Czornopiszczuk. Ancora la conclusione che sfiora il palo. Riparte Chiesa Nuova, 2 contro 1. Sta tornando adesso anche Greco, pallone dentro per Persiani, troppo lungo. E allora può rientrare il Trodica, altro pallone dentro, Sbarbati, Sant'Andrea, decisivo qui. Ha salvato ancora il Trodica Sant'Andrea sulla conclusione di Sbarbati che però non è riuscito a dare la giusta forza a questo pallone. Finisce qui un primo tempo davvero molto divertente qui al San Francesco di Trodica fra Trodica e Chiesa Nuova, 2-2 a riposo. Si riparte dunque al via il secondo tempo dell'allenamento congiunto fra Trodica e Chiesa Nuova. E allora Fatone qui si avventura in dribbling, perde palla su Czornopiszczuk e poi commette fallo e c'è il terzo rigore per il Trodica in questa partita con Fatone che qui è andato a complicarsi la vita con questo dribbling, si è avventato come un falco su di lui Czornopiszczuk ed ha conquistato il terzo calcio di rigore per il Trodica in questa partita. E sul pallone, indovinate un po', c'è sempre Pietro Voinea. Voinea questa volta contro Fatone, fischia l'arbitro,
Parte Voinea, questa volta sceglie la soluzione centrale, tripletta personale per il nuovo attaccante del Trodica, che dunque si presenta così con questa tripletta, seppur su calcio di rigore, comunque bisogna sempre segnarli. Siamo vicini alla mezz'ora di gioco, ultimo quarto d'ora dunque con il Chiesanuova in avanti, altra gradazione poi Morettini di testa qui, pallone che non si abbassa a sufficienza. Vorrei segnalare che si sta mettendo la maglietta Moreno Tacconi. E questo è sicuramente un ingresso che merita tanti applausi, giocatore infinito direi. Veramente. È arrivato a Chiesanuova quest'anno col duplice ruolo di centrale difensivo, diciamo all'occorrenza, e primo assistente di Mobili in panchina, un po' come faceva l'anno scorso Monteneri, anche se poi Matteo in realtà giocò praticamente sempre dando grandissime garanzie e rendimento. Pasqui, ancora il numero 7, qui va l'apertura verso Squarcia che riesce in qualche modo a controllare questo pallone, ancora Squarcia, pallone dietro e poi il salvataggio clamoroso qui da parte della difesa del Trodica sul tiro a botta sicura da parte di Corvaro. Ultimi assalti da parte della Chiesanuova, gioca bene, palla a terra la squadra di Mobili che poi entra in area, palla dentro per Corvaro ancora una volta, però viene chiuso, anzi si trattava di Priori. E allora altra occasione sulla quale però il Chiesanuova non riesce a trovare il gol del pareggio. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, il Trodica batte 3-2 il Chiesanuova in questo allenamento congiunto. Non sono mancati gol, non sono mancate le indicazioni positive per entrambi i tecnici, che dunque possono ritenersi soddisfatti della prova della propria squadra in vista dell'inizio ufficiale della stagione, quando poi si inizierà a far davvero sul serio quest'oggi. Comunque non ci siamo di certo annoiati, ringraziamo lo studio fotografico Fotosì di Mirko Isidori per il supporto tecnico, l'operatore di giornata Francesco Silla, dalla voce di Alessandro Vallese è tutto, un saluto ai prossimi eventi sportivi. Mister Buratti, un amichevole, però è sempre una soddisfazione comunque battere una squadra che qualche mese fa ha disputato un playoff d'eccellenza, ma insomma calcio d'agosto come si dice non ti conosco, però buone indicazioni. Sì, sicuramente vincere fa sempre piacere, ora fino al primo settembre saranno tutti allenamenti, però come dici tu battere o giocarsi alla pari diciamo una partita con una squadra come il Chiesanuova fa sicuramente piacere, significa che fino ad oggi stiamo lavorando bene e la squadra sta ascoltando tra virgolette le mie direttive. Sono fino ad oggi strasoddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi, che stanno stralavorando. A parte i risultati abbiamo effettuato 3 test importantissimi e sicuramente ci abbiamo giocato alla pari diciamo con tutti. Lasciamo stare il risultato che dopo sono pure frutto di episodi diciamo. Ecco, ci sarà adesso la partita di Coppa col Casette Verdini, che anche loro hanno cambiato un po' rispetto alla scorsa stagione, come ci arrivate insomma? Per me è un derby, sono un bollentino, cioè, no, a parte gli scherzi, è un bel test sicuramente, un precampionato, un bel test perché è una squadra molto organizzata, una squadra storica di questa categoria diciamo. Sì, loro hanno cambiato ma l'ossatura principale è rimasta quella, l'allenatore è rimasto lo stesso, sicuramente allenatore di categoria, perciò sarà sicuramente un buon test diciamo per prepararci all'inizio del campionato, che è la vera cosa più importante diciamo di quest'anno. Ti lasciamo con, abbiamo notato, una grande intesa già fra Becker e Voinea, questi due ci possono far divertire quest'anno. Allenare Becker e Voinea è facilissimo, diciamo, perché bisogna spiegargli poco. No, a parte gli scherzi, sono due, prima di tutto, due bravissimi ragazzi, oltre due bravissimi giocatori, poi ci sta a giocare a calcio, si intende subito. Se loro si divertono ci divertiremo tutti, perché sarà molto più facile, diciamo. Grazie mister, buon inizio. Grazie a voi, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Canavessio, hai trovato anche il gol quest'oggi del momentaneo pareggio, poi è arrivato il 3-2 del Trodica. Comunque in questi amichevoli è più importante, no, iniziare a mettere benzina sulle gambe piuttosto che il risultato. Come ti è sembrata la tua squadra? Ciao, prima di tutto buonasera a tutti. Bene, veramente mi dispiace tantissimo il risultato. Contento per il gol, veramente serve per guadagnare fiducia. Ogni amichevole serve come
di maniera individuale come di maniera pure per il gruppo. Purtroppo la sconfitta io veramente mi fa tantissimo dispiacere perdere, sempre non voglio perdere mai, però in questi casi magari dobbiamo vedere pure la prestazione che quello è stata. Abbiamo guadagnato minuti, dovevamo aggiungere minuti alle gambe in campo, non solo lavoro fisico come stiamo facendo in questa preparazione, quindi veramente prendiamo quella parte positiva. Cross di Monaco, gol di Canavesio. Abbiamo notato già una buona intesa fra voi due in difesa, ma anche in attacco, direi. Veramente, sì, veramente io già lo conoscevo, amici di giocare incontro, l'ho sofferto, quindi adesso purtroppo, per fortuna è la mia coppia centrale per non prendere gol, quello oggi veramente ha mancato, lo so che magari abbiamo preso 3 gol di rigori, poi in azione di gioco veramente siamo stati bravi, abbiamo chiuso quasi tutto. E poi in attacco abbiamo fatto la giocata semplice che magari fa un cross e l'altro difensore centrale arriva e ho segnato io, quindi oggi mi ha toccato a me, speriamo che presto le può capitare a lui, però lo più importante che dobbiamo fare come coppia difensiva è non prendere gol, quello veramente mi rompe un po' le scatole. Ecco, sei pronto per iniziare dunque una nuova stagione con la maglia del Chiesa Nuova? È stata una scelta di cuore, diciamo, la tua. Come no, sì, veramente sono molto contento, molto soddisfatto veramente del lavoro che fa tanto lo staff tecnico, il mister, la società, veramente è una squadra che se merita avere fatto i playoff l'anno scorso, quella asticella che abbiamo lasciato lì sopra non c'è niente che fare meglio che l'anno scorso, quindi sarà difficile, però gli obiettivi sono gli stessi, anche di più, perché Chiesa Nuova se lo merita veramente. Grazie e in bocca al lupo, buon inizio. Grazie mille, un saluto a tutti i tifosi e a tutto il calcio marchigiano. Mister Mobili, un test in cui non ci siamo di certo annoiati, tanti gol, tante giocate interessanti, come ha visto la sua squadra quest'oggi? No, bene, è un percorso che stiamo facendo, quindi anche oggi è un piccolo passo in più, soprattutto a livello aerobico che mettiamo dentro e tattico per quello che stiamo provando in allenamento, quindi oggi è tornato un po' il caldo paradossalmente, però i ragazzi sono stati bene in campo, quindi un altro piccolo scalino per andare in una condizione migliore. Ecco, sui nuovi abbiamo visto già Russo quasi padrone già del centrocampo, un commento sui nuovi che hanno giocato quest'oggi? No, io sono soddisfatto, al di là dei singoli, Vincenzo sapevamo che tipo di giocatore era, quindi sta calando bene una categoria nuova per lui, però sta mettendo a disposizione questa è la cosa più importante in questo periodo, perché stiamo faticando molto, la preparazione ancora dobbiamo ultimarla, stiamo andando sulla velocità ma ancora presto, quindi però soddisfatto perché sono integrati bene, i ragazzi che già stavano qui l'hanno accolti bene, quindi fare gruppo già è molto importante e poi lavorare bene con questo gruppo per me è più facile. Ecco, manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Lei, mister, ha deciso di proseguire il buonissimo percorso fatto lo scorso anno. Insomma, che campionato sarà quello di quest'anno? Ma io innanzitutto sono stato contentissimo che la Chiesa Nuova mi ha chiesto di continuare, quindi questa per me è motivo di soddisfazione, sono molto contento perché posso proseguire il lavoro fatto dell'anno scorso. Poi veniamo ad un campionato importante e cerchiamo di ripeterlo, anche se sappiamo che ogni campionato, ogni anno c'è la storia a sé, quindi dobbiamo prepararci bene, soprattutto stiamo lavorando sulla testa, perché non dobbiamo pensare che se l'anno scorso abbiamo fatto terzi e quest'anno ci ha dovuto qualcosa, anzi sarà il contrario, però io come sempre ho fiducia nei ragazzi che ho, perché sono ragazzi soprattutto intelligenti e quindi sanno sopportare bene i carichi e soprattutto apprendono, quindi e poi sanno che dobbiamo essere una squadra intelligente e su questo lavoriamo. Buon inizio allora, mister, in bocca al lupo. Grazie a voi come sempre.